Beh, salve, buonasera a tutti. Le parole della Lagarde spingono al rialzo l'azionario europeo, il DAX che chiude a più 0,92%, IBEX che chiude a più 1,59%, a Parigi più 0,91%, Londra più 0,61%. Ed Piazza Affari che chiude a più 0,94%. La Banca Centrale Europea oggi ha confermato l'orientamento molto accomodante della sua politica monetaria, confermando tassi di interesse minimi storici e piano antipandemico da condurre in modo estremamente flessibile, con un'accelerazione di acquisti rispetto ai primi mesi dell'anno. Durante la conferenza stampa, la numero uno della BCE ha ripetuto che prematuro parlare di riduzione degli acquisti netti del programma pandemico PEPP e che questi ultimi continueranno a superare il livello di inizio anno, specialmente se valutati su base mensile. Ciò indica acquisti nell'ordine di 80-90 miliardi al mese rispetto ai 50-60 del mese di gennaio-febbraio. In risposta a una domanda sulla crescita, Lagarde ha sostenuto che i rischi non sono cambiati rispetto a marzo e che la zona euro tornerà a livelli di attività pre-pandemici nella seconda metà del 2022, aggiungendo però che questo non vuol dire che ci sarà una vera e propria normalizzazione, visto che il livello del PIL rimarrà sotto il potenziale. In risposta a una domanda sulla Fed, Lagarde ha ammesso che sarebbe auspicabile una normalizzazione della politica monetaria in Europa che coincida con quella degli Stati Uniti, ma le condizioni macroeconomiche semplicemente non lo consentono. Segnali di miglioramento invece per quanto riguarda la fiducia dei consumatori europei. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea evidenzia che il sentiment dei consumatori ad aprile è salito a meno 8,1 punti rispetto ai meno 10,8 del mese di marzo. Calano invece le richieste dei sussidi alla disoccupazione degli Stati Uniti. Nella settimana del 17 aprile i claims sono risultati pari a 547.000 unità, inflessioni di 39.000 unità rispetto al dato della settimana precedente di 586.000 unità. Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per richieste in calo fino a 617.000 unità. Segnali di debolezza giungono ancora dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato nel mese di marzo un calo del 3,7%, secondo quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari. Dopo il meno 6,3% riportato a febbraio, il dato è peggiore delle stime degli analisti che attendevano un recupero dello 0,9%. Domani, invece, ultima giornata della settimana. Abbiamo alle ore 8 le vendite al dettaglio del mese di marzo, alle ore 9:30 è la volta dell'indice dei lettori degli acquisti del settore manifatturiero della Germania del mese di aprile, alle ore 10 invece è la volta dell'indice PMI manifatturiero del mese di sempre del mese di aprile, sempre lo stesso orario. Invece abbiamo l'indice dei direttori degli acquisti settore dei servizi sempre di aprile. Invece poi dagli Stati Uniti indice direttore di acquisti settore manifatturiero di aprile, le vendite di nuove abitazioni del mese di marzo. Bene, ora passiamo ad analizzare gli scenari più importanti della giornata partendo da euro-dollaro. L'euro-dollaro, nonostante la sessione dedicata esclusivamente alla Lagarde, ritorna sotto pressione dopo aver ritestato nuovamente il livello annuale a 1,20669, già testato esattamente nella giornata del 20 aprile, quindi doppio movimento. Da qua è partito un nuovo movimento al ribasso. Ovviamente staremo a vedere in serata cosa succede per quanto riguarda ancora le due operazioni ancora a mercato, dove siamo in leggero profitto.
Dolor Oyen, Dolor Oyen che tenta non riesce a portarsi al di sotto il 108.004, quindi andiamo a segnare una zona di possibile ripartenza long di correzione, ovviamente dopo il movimento rialzista che ha caratterizzato praticamente buona parte del mese di marzo e anche buona parte di tutto il mese di marzo e buona parte del mese di aprile. Qui potrebbe partire una correzione interessante, che potrebbe essere molto interessante da seguire anche in serata. Mentre invece per quanto riguarda sterlina yen, continua il movimento, la fase ribassista sul cable, il cable che in pratica si ferma praticamente alla testa di questa zona di supply, eccola qui. Quindi siamo su questa zona di supply ed quindi ottima zona. Un attimo che vado ad aggiustare il movimento. Allora, purtroppo si è chiuso il computer prima e non si è aggiornato. Eccolo qua, quindi abbiamo quest'area. E niente, abbiamo diverse operazioni di vendita, tutte in profitto al momento. Un target posizionato su PIVO mensile che per pochissimo non è stato chiuso. Ovviamente questa candela, in pratica anche in ottica H1, potrebbe dare qualche riscontro al rialzo, quindi molto probabilmente in serata provvederò a chiudere le operazioni di vendita. Va bene così, quindi abbiamo già guadagnato un bel po'. Mentre invece per quanto riguarda AUDSD, su AUDSD al momento la situazione resta ancora in fase rialzista, quindi anzi scusatemi, abbiamo un movimento sell, situazione ribassista per quanto riguarda il movimento in atto, eccolo qua, ed da qui potrebbe quindi partire qualche movimentazione interessante, però aspettiamo la giornata. Vedete, in questo momento si è formato su questa zona, però attendiamo ancora. Per quanto riguarda invece la situazione sul USD CAD, siamo buy al mercato, testa la zona di demand, siamo sul prezzo di ingresso al mercato. Mentre invece per quanto riguarda la situazione legata al Kiwi, New Zealand Dollaro, continua il movimento al ribasso, quindi qua si è fermato in quest'area. Sul 4 ore le quotazioni praticamente si sono fermate in quest'altra zona di supply. E niente, attendiamo, vediamo un po' quello che succede a partire dalle prossime giornate. Per quanto riguarda invece altro setup interessante, ottime operazioni per quanto riguarda sterlina dollaro australiano, siamo entrati a mercato su questa zona, da qui c'è la possibilità di ulteriori no. Non andrò a chiudere l'operazione perché vedete sta rimbalzando proprio su questa zona, quindi dopo andrò a chiudere tutte le operazioni di vendita. Per quanto riguarda l'oro, abbiamo sull'oro sì, abbiamo dopo che le quotazioni stanno raggiungendo quest'altra zona di demand, eccoci qua, quindi andiamo a vedere un po' se in serata potrebbe dare atto a proprio in questo momento si trovano dove si trovano i prezzi, quindi vediamo un po' quello che succede più tardi. Per quanto riguarda invece la situazione relativa al Dow Jones, andiamo a vedere il Dow Jones praticamente qui. Dopo aver raggiunto il primo target sopra al test di questa zona, eccolo qua, zona di prezzo ha ritestato questa zona di
zona di supply, e adesso sta ritornando un'altra volta nel suo movimento ribassista. Vediamo un po' quello che succede nel corso della serata. Bene, per questa sera è tutto, l'appuntamento quindi è rimandato a domani mattina con l'ultima diretta live della settimana alle ore 8:30. Buona serata a tutti.